Ok, Matteo ancora non lo sa, lui pensa che stiamo andando a girare un video dell'infotainment di On Air. In realtà io ho preparato una sfida, perché se io ho tutte le app sempre pronte per ricaricare un'auto elettrica e ho fatto i miei compiti, diciamo, lui è come qualsiasi persona che per la prima volta si trova a dover ricaricare un'auto. E quindi la sfida è proprio questa: dal nulla, con quello che è in mano, senza tessere, senza RFID, eccetera, eccetera, dovrà trovare delle colonnine, dovrà impostare l'app e dovrà ricaricarle. Insomma, per farvi vedere un po' qual è l'esperienza di uso oggi delle applicazioni per la ricarica delle auto elettriche. Vediamo come va. Allora, l'abbiamo scaricata un po', adesso è il momento di provare a ricaricarla. Da dove cominciare? Bisogna trovare una colonnina, quindi potete o girare in giro per la città cercando una colonnina, se no io ho pensato ci scarichiamo un'app. Io ho sempre sentito parlare di Enel X, no? Delle colonnine, e quindi proviamo con quella. Vado sul Play Store. Allora, crea il tuo profilo unico, devo mettere i dati fiscali, codice fiscale o partita IVA. Allora, un po' di termini di utilizzo, non acconsento, non acconsento, non acconsento, accetto. Ok, caratteristiche veicolo. Vengono già precompilate, infatti vedete che sono già attivi i due tipi di ricarica che può supportare quest'auto. Qui dovete conoscerla, insomma, non è che non ci sono alternative, però se l'avete acquistata vi avranno detto che può ricaricare in tipo 2 oppure in CCS combo in corrente continua, sono già selezionate, quindi salva, ma comunque è il profilo dell'auto, insomma, non è che è qualcosa di obbligatorio. Colore blu, salva. Sottoscrivi una tariffa per iniziare a utilizzare i nostri servizi di ricarica. Vediamo un po'. Il mio Juice Wallet. Qui posso scegliere tra tariffa consumo base, piano tariffario consumo, tariffa flat large, tariffa flat small, 45 euro per 145 kWh o 25 euro per 70 kWh. Io direi che, siccome non la richiedo molto spesso, comincio con la tariffa a consumo base. Tariffa consumo base mi spiega quello che andrò a spendere, tanto non è che ho altre scelte, e quindi devo aggiungere adesso una carta di credito. Ok, carta aggiunta, vediamo un po'. Sottoscrizione completata, il mio Juice Wallet. Vediamo cosa mi dice. Tariffa consumo base, tre abbonamenti, carta di credito messa, codice tariffe promozionali non ne ho, quindi torniamo indietro. Dove vuoi andare? Cerchiamo una ricarica. Visualizza le stazioni di ricarica vicino a te. Allora, qua ci sono delle torrette di ricarica disponibili. Vedo però che in questa c'è anche il simbolo con il lampo e un più. Immagino che sia quella della ricarica più rapida, infatti mi dice che ci sono tre torrette disponibili di tipo 2, 0,40 euro al kilowattora, e ce n'è anche una combo 2 in corrente continua, che costa un po' di più, ma mi permette di ricaricare più velocemente l'auto. Quindi io direi che vado qui. Volevo guardare se riuscivo a cambiare. Purtroppo il piano tariffario non consente di prenotare questa stazione di ricarica. Peccato, se no l'avrei prenotata. Quindi immagino che adesso dovremo andare lì e poi attiviamo la ricarica. Perfetto, allora siamo davanti alla colonnina di ricarica, è questa qui, la seleziono, vediamo un po', scorri per ricaricare,
qui devo scegliere tipo 2 o CCS combo 2. Selezioniamo questa. Ok, qua mi dice di collegare il connettore al veicolo. Perfetto, quindi adesso facciamo, apriamo l'auto, benissimo. Prendo io il connettore che dovrebbe essere questo qua. Questa non si apre come la Tesla, quindi bisogna aprirla manualmente. Colleghiamo. Sta facendo un'autodiagnosi, lo vedo dalla colonnina. Però fin qua direi che è tutto semplice, io non devo fare niente. Ok, dovrebbe essere partita. Perché qui dall'applicazione mi dice ricarica in corso, 0.0 kWh aggiunti. E qua sotto invece mi serve per andare a terminare. Sta ricaricando Honda e... vediamo. Ok, partita. Quindi riepilogo della sessione di ricarica, 6 minuti, 7 km aggiunti, 0,837 kg di CO2 risparmiati e non mi dice quanto ho pagato, è possibile accedere alla fattura nella sezione delle mie fatture. Chiudi e qua dovrei trovare poi insomma le mie fatture. Bene! Ok, eccoci qua, abbiamo finito la nostra prova. Intanto questa modalità regista, che io vedo quello che inquadro ma vedo anche me, è utile. Bella. Per il distanziamento del ai tempi del coronavirus, quindi ci, anche, ci viene utile. Però c'è stata una criticità importante che io, avendomi preparato tutto a casa, non avevo notato. Invece, dovendolo fare qui in emergenza, tra virgolette, al volo, tu hai abbiamo fatto una prova reale, insomma. Sì, è quella di aggiungere le carte all'interno dell'app Enel X, che non è fatta proprio benissimo, non è semplicissima e quindi mi chiedeva un po' di conferme e la mia carta di credito principale non andava, non era compatibile, non so perché. E quindi ho dovuto ricaricare un'altra carta, insomma è stato un po' laborioso. E questo per dire che per la ricarica elettrica uno deve un attimo cominciare a prepararsi in anticipo, non puoi proprio arrivare in emergenza e fare, perché rischi di rimanere fregato per una banalità del genere, che invece con ovviamente benzina o diesel, insomma qualunque distributore va e tutti sanno come si fa immediatamente, no? Però a parte quello, Luigi, devo dire che per essere uno che non ha mai provato, si è trovato una macchina elettrica da ricaricare, ce l'ho fatta abbastanza in modo semplice. Sì, ecco. Diciamo che un minimo di programmazione serve, magari farsi quelle 2-3 tessere che servono per la tua zona o le 2-3 app, quello potrebbe essere utile, però tutto sommato alla fine abbiamo perso quanto? 15 minuti per configurare un account, che se non fosse stato per il metodo di pagamento, che purtroppo ancora non esiste un account universale che metti l'impronta e riconosce tutti i tuoi dati. Si potesse pagare sarebbe... per esempio con Google Pay, con Apple Pay, sarebbe più semplice. In questo caso no, ho dovuto aggiungere proprio la carta, non me la prendeva tra le carte salvate, non ricordavo i numeri esatti della mia carta di credito, quindi, e non ce l'avevo dietro, quindi insomma un po' di cose laboriose, però superato questo scoglio devo dire che mi sono trovato molto bene. Tra l'altro devo dire semplicissima la procedura arrivati alla colonnina, non puoi sbagliare, nel senso che ci sono proprio dei disegni, delle icone, selezioni quello che entra nella tua auto, quindi proprio a prova di incompetente. Io non l'avevo mai fatto senza che Luigi mi desse aiuti, insomma non ho avuto dubbi su cosa dovevo fare, quindi ottimo.
Ok, bene, con questo è tutto. Se avete domande siamo a disposizione nei commenti. Nel link trovate anche un articolo che vi spiega tutte le informazioni utili, collegamenti per scaricare NLX ma anche altre app, perché poi a seconda della zona ci sono diversi operatori. Da Luigi e da Matteo per HD Motori è tutto. Alla prossima. Ciao ciao!